Buongiorno a tutti amici, come state? Io ho delle occhiaie paurose, è stata una notte difficile, piuttosto lunga e la tisana a quanto pare non ha funzionato. Allora, queste giornate sono fatte da up and down, no? Ci sono delle giornate un po' più malinconiche di altre. E quando mi trovo in casi come questi ricorro a due cose importantissime nella mia vita. Una, la musica. Ma non tutta, certa musica, degli artisti, dei brani particolari. E la seconda cosa che può sembrare un po' più frivola, i profumi. Ma quando parlo di profumi non parlo solamente dei profumi per la persona, parlo anche degli odori, quelli che ti fanno un po' ricordare delle situazioni, perché sia musica che profumi sono molto evocativi, ti fanno viaggiare, ti riportano indietro con la memoria ad un ricordo particolare, ad una situazione della vostra vita, ad una persona speciale, a un ricordo bello o brutto che sia. Io lo faccio spesso, ricorro a certi artisti che mi tengono tantissima compagnia quando voglio essere allegro, quando voglio essere un po' triste, quando voglio piangere, quando voglio essere nostalgico, quando voglio ridere, quando voglio ballare. I profumi fanno altrettanto. Beh, parto col dirvi che sono appassionato di profumi, ne colleziono tanti ed ognuno di questi, come vi dicevo, è legato ad un ricordo, ad un momento speciale, ad una persona, a un racconto della mia vita. Per esempio, quello lì nascosto lì dietro, lo vedete, quello bianco? Beh, è legato agli esordi della mia carriera. Sono molto legato a lui. Questo, ad un evento molto speciale. E questo, beh, chi se lo dimentica? È grazie a lui che ho conosciuto il mio attuale compagno. Allora, stamattina, in merito, questo è uno dei miei profumi preferiti, forse il mio profumo preferito. Fracasse di Robert Piquet, un profumo francese alla tuberose. Adesso ne spruzzo tutta una nuvola e mi ci tuffo dentro. Me lo merito. Provatoci anche voi.